Buongiorno a tutti, sono qui sia come segretario del Circolo Udine 7, sia in rappresentanza del Circolo Online Impegniamoci, il cui segretario Paolo Coppola non può essere qui oggi presente. Impegniamoci, che potete trovare su internet a www.impegniamoci.it, nasce come trasformazione da quello che andava di moda a dire un poco tempo fa, indigniamoci. Quindi dall'indignazione all'impegno per una società migliore, per cambiare questo nostro paese. In vista di questa assemblea dei circoli abbiamo proposto un documento che non vi leggerò perché trovate sul sito, di cui riporterò alcuni estratti. Noi ci troviamo a un documento sottoscritto da circa 200 fra segretari di circolo e iscritti al Partito Democratico e componenti delle assemblee nazionali e regionali. Un documento in cui sostanzialmente ci concentriamo su quello che a nostro avviso dovrebbe essere l'obiettivo con cui usciamo da questa assemblea, il ruolo dei circoli in questo partito, o meglio, come vogliamo che questo partito sia. Ci troviamo di fronte a una crisi di credibilità generale, economica e politica. Politica aggravata dai tanti episodi di corruzione e in generale dalla percezione dell'esistenza di privilegi, tanto più insopportabili in questo difficile momento. Un discredito che assume sempre più forme pericolose di un populismo e di una demagogia dilaganti, che finiscono per coinvolgere la nostra democrazia e le istituzioni repubblicane stesse. Per questo è necessario che il nostro partito, ancora oggi e sempre di più, sappia esprimere un alto senso di responsabilità. Il PD deve uscire fuori da logiche di protagonismo e di personalismo che ne hanno minato anche nel recente passato l'azione, per dare la priorità all'elaborazione di programmi e proposte che pongano a simbolo la costruzione del futuro del nostro paese, quello dei diritti umani, diritti civili, sociali e culturali e della sostenibilità ambientale. Per tale percorso i circoli, sono sicuro, rendono disponibili tutte le esperienze e competenze presenti tra gli iscritti e i sostenitori che non è possibile ignorare. Il PD nel nostro Paese deve essere motore per la compiuta realizzazione dell'Europa politica, basata su un nuovo sistema di valori che vedono appunto al loro centro la promozione dell'uomo e dell'ambiente. Un percorso che preveda allo stesso tempo sia un rinnovamento della nostra classe dirigente, e in questo i cittadini ci chiedono più coraggio, e un più generale rinnovamento della classe dirigente del nostro Paese. Le proposte di primarie presentate dal segretario Bersani è un atto di coraggio politico, un atto che sarà in grado di parlare alla società italiana se saranno occasione di grande partecipazione e confronto fra idee e proposte, anche diverse fra di loro. Se al contrario con le primarie si innescasse una logica di pura competizione o un incomprensibile confronto puramente generazionale o personale, sarebbe difficile spiegare al Paese questa nostra scelta in una fase economica e sociale così drammatica e noi ne porteremmo tutta la responsabilità. Il PD per questo ha necessità di presentarsi con alcuni punti fermi al giudizio dei cittadini. Il primo è quello di voler procedere concretamente e visibilmente verso il rinnovamento etico della politica. Per questo i segretari di circolo ed iscritti al Partito Democratico, firmatari di questo documento, chiedono al nostro segretario e a tutto il partito l'impegno su alcuni punti precisi. Alcuni li hanno stati già elencati. L'impegno per un nuovo sistema elettorale che permetta ai cittadini di scegliere i parlamentari del proprio territorio e di sapere prima delle elezioni quale sarà la coalizione di governo. Impegnarsi per una ulteriore decisa riduzione dei costi diretti e indiretti della politica a tutti i livelli. Restituire la sovranità delle scelte dei propri rappresentanti agli elettori del PD, con primaria aperta per la scelta dei candidati al Parlamento, sia in caso di liste bloccate come con il Porcellum, sia con il sistema dei collegi uninominali. Applicare il limite dei 3 mandati previsto dallo Statuto per le elezioni in Parlamento. Verificare attentamente la rispondenza alle indicazioni del codice etico del PD di tutti i candidati alle elezioni e alle cariche interne del partito, con esclusione delle candidature per coloro che non dimostrano di rispondere alle regole che tutti insieme ci siamo dati. Applicare sempre criteri di merito e competenza nelle scelte degli organismi di garanzia e negli enti di secondo grado. Non vogliamo più assistere a assegnazioni di cariche con logiche spartitorie, tanto più nelle autorità indipendenti di garanzia. Il PD deve diventare un partito più popolare e più democratico. La prima opzione per noi è riconoscere un ruolo vero ai circoli, applicando al nostro interno, anche con strumenti digitali, la democrazia partecipativa,
a partire dalle regole che già ci siamo dati nel nostro statuto, ma sino ad oggi inutilizzati, il referendum interno e il sistema informativo per la partecipazione. I circoli non devono essere più relegati al ruolo di terminali esecutivi per organizzare feste e campagne elettorali, ma un vero luogo di partecipazione e discussioni. E a questi fini lo strumento dell'internet e del web offre potenzialità enormi, che non devono essere sfruttate solo come mezzo informativo in senso unidirezionale. Bisogna fare in modo, cioè, che la voce dei circoli conti negli organismi rappresentativi, affinché gli iscritti e gli elettori si riconoscano nei programmi e nelle dichiarazioni di voto della segreteria e si riduca la drammatica frattura che oggi esiste fra il vertice della politica e gli elettori. Ho quasi concluso. Riconoscere ai circoli risorse economiche certe per le attività di propaganda sul territorio. Il volontariato non manca nei nostri circoli, ma tutte le iniziative costano e non possiamo chiedere soldi agli iscritti, in particolare in questo periodo di crisi. Servono risparmi sulla struttura nazionale e maggiori risorse sul territorio. Avviare a partire da quest'estate, dalle feste democratiche e dal web, una nuova grande campagna di sensibilizzazione e partecipazione attiva degli elettori. Avviare anche in vista delle primarie una nuova adesione all'albo degli elettori attraverso le feste democratiche. Tutto ciò non sarà facile, sarà una fatica enorme se non è sorretta da una propria e vera rinascita culturale rispetto alle macerie lasciate alla società italiana da anni di berlusconismo. Essa non si realizzerà meccanicamente solo perché il PD avrà maggior consenso elettorale di altri partiti, ma solo se il nostro partito saprà raccogliere e fare sua la sfida al rinnovamento e alla innovazione che la società ci richiede. Grazie. Grazie.